il libro preferito di tutti i critici delle amministrazioni USA degli ultimi anni. Per cui c'è questo dato all'inizio scioccante, poi ci si abitua, per cui i miei cari amici di sinistra giurano sul nomos della terra di Carl Schmitt. Dice, lo dice Carl Schmitt, ho capito, lo dice Carl Schmitt, che però lo diceva, non è che dica solo delle cose false o ideologiche, però va capito che quando parlava era uno che stava facendo la guerra contro gli americani su questo tema, che cosa vuol dire noi. Per gli americani noi vuol dire l'Occidente liberal democratico. Schmitt stava con quelli per i quali noi non voleva dire l'Occidente liberal democratico. Certo, in questo momento di crisi, come sempre nei momenti di crisi, c'è il massimo di possibilità di comprensione. Non si capisce niente del concetto di Occidente se non si sa che esso, un bel dì, nacque. E quando nacque, nacque perché serviva a qualche cosa. Non c'è sempre stato il concetto di Occidente. Ecco. Quelli che vengono pensati come i capostipiti dell'Occidente non lo sapevano di esserlo. Cioè Kant non si è mai sognato di definirsi occidentale, ecco, tanto per essere precisi, e neanche Locke. Per loro l'Occidente era l'America, cioè un popolo, un paese pieno di selvaggi che andavano bene a fargli schiavi. Non erano occidentali, erano europei. Il concetto di Occidente è il contrario del concetto di Europa, è un'arma americana contro l'Europa. Peggio per l'Europa, che ha fornito agli Stati Uniti le motivazioni per armare contro l'Europa il concetto di Occidente. E Schmitt ci ha passato la vita a spiegare questo, si mangiava il cappello dalla rabbia, ma non c'era niente da fare, non si possono perdere le guerre mondiali e poi pretendere di conservare il monopolio sul senso comune. Il senso comune, anche quello scientifico, segue i vincitori. C'è niente da fare. L'Europa ha perso e l'Occidente ha vinto, ma l'Occidente è una dottrina americana, la dottrina dell'emisfero occidentale, di Monroe. Cioè, siamo agli anni 30 del 1800 ed è una dottrina assolutamente difensiva, grazie alla quale gli Stati Uniti istituiscono un'area vietata alla intrusione delle potenze europee, le quali potenze europee, dopo avere fatto fuori Napoleone, stanno tentando di restaurare l'ancien regime. E allora gli americani temono che la Spagna tenti di riprendersi le colonie dell'impero ex spagnolo che nel frattempo, dagli anni 10 in avanti, sono diventate indipendenti. E per non vedersi sbarcare dai galeoni spagnoli, dei soldati magari anche inglesi e francesi in aiuto, che si riprendono gli imperi coloniali, in Occidente si inventa, col presidente Monroe e con interpretazioni di poco successive, il concetto di emisfero occidentale come emisfero in cui gli europei, no, vecchi, corrotti, dispotici, non possono entrare. La storia dell'emisfero occidentale è la storia dello spostamento di una linea che a un certo punto passa, entra a metà Oceano Atlantico, poi si sposta, sostanzialmente segue Eisenhower, si sposta e poi va a sbattere contro i russi che arrivano dall'altra parte. Quello è l'emisfero occidentale, cioè l'area in cui comandano gli americani. L'area in cui tutto ciò che avviene viene valutato dagli Stati Uniti come qualcosa che deve essere interpretato alla luce degli interessi americani. Per cui a un certo punto nel 1941 la linea dell'Occidente incorpora l'Islanda, perché l'Islanda è fondamentale, per tenere l'Atlantico devi tenere l'Islanda. E allora i sottomarini tedeschi che passano la linea occidentale stanno facendo qualche cosa di estremamente sgradito agli Stati Uniti. Questo è l'Occidente. E l'Occidente è indeterminato. Schmitt dice, non esiste un polo est e un polo ovest, esiste un polo nord e un polo sud, cioè non fornisce orientamento. Stiamo attenti perché questo è un punto importante, in un saggio che non è compreso qui.
la grande contrapposizione est-ovest, nel secondo dopoguerra non si sarebbe aspettato che Schmidt fosse, vabbè, neutrale, perché i tedeschi, come dire, nei primi 5 anni erano vagamente seccati di aver perso la guerra e allora non aderivano volentieri al tentativo americano di rimettere in piedi la Germania per adoperare i tedeschi per combattere i russi. E allora c'era lo slogan «Ohne mich», senza di me. Se vuoi fare la guerra ai russi, falla senza di me. No. Poi, tempo passa, molte cose si aggiustano, e allora uno si aspetterebbe uno Schmidt spostato, essendo un conservatore reazionario, in senso filoamericano. Mai. Mai. Perché? Perché sono i suoi veri nemici, perché il mondo liberal-democratico, perché il mondo capitalistico è il suo vero nemico, e lui girava, andava solo in Spagna, lo chiamavano solo i fascisti spagnoli a far lezione, ovviamente, anche perché sua figlia si era sposata con un professore universitario di diritto spagnolo. Lo chiamava perché era politicamente impresentabile, fino a quando l'abbiamo ripubblicato a noi del Mulino, l'abbiamo reso un'icona della sinistra. Era abbastanza, insomma, l'Italia è stata la rampa di lancio della seconda e strepitosa fortuna mondiale, a questo punto, di Carl Schmitt. Il Nomos della Terra è stato tradotto in americano nel 2002 da una casa editrice di gente di estrema sinistra, nel frattempo abbastanza rapidamente collocatasi su posizioni di destra. Ma insomma, è il libro che adesso viene studiato ad Annapolis, dove vengono formati gli ufficiali della Marina degli Stati Uniti, che è la forza armata alla quale gli americani affidano veramente la loro proiezione di potenza, la Marina. È un libro che ha un successo straordinario, è un libro violentemente antiliberale, violentemente antioccidentale, violentemente antiamericano. Questa è questa violenza che ci fa vedere qualche cosa, non è tanto il contenuto in sé, ma è il fatto che noi vediamo i concetti per noi ovvi visti con gli occhi di qualcuno che ci sta dicendo: attenzione, non sono ovvi, servono a qualche cosa, potrebbero non essere. Poi noi possiamo rallegrarci 10.000 volte che il nostro e i suoi amichetti abbiano perso la guerra e che l'abbiano vinta gli occidentali. Ovviamente, però sotto il profilo conoscitivo è come se qualcuno ci dicesse: va bene, state assistendo alla scomparsa dei dinosauri e all'inizio del regno dei mammiferi, sappiate che non vi è nessuna necessità in ciò, che poteva andare diversamente, che questo inizio del regno dei mammiferi, che a voi sembra ovvio, beh, non lo è per niente, è andata così perché erano più forti militarmente loro. Altrimenti adesso sarebbe tutto diverso, perché può essere diverso. Un altro mondo è possibile. Naturalmente. E per questo libro piace a sinistra. Piace perché c'è scritto che un altro mondo è possibile. Peccato che ci sia scritto da un punto di vista nazista, ma un altro mondo è possibile. Nazista, ripeto, con un po' di bianchetto sopra, ma veramente poco qui. Qual è la struttura del libro? La struttura del libro è: dato il concetto di nomos, dato il concetto di ordinamento orientato, dato il concetto di politica contingente, adesso vi racconto che cos'è la politica internazionale moderna. Da adesso in poi io dico cose che hanno fatto gridare d'entusiasmo i lettori, perché è una specie di controfilosofia della storia. Per cui questo libro piace tantissimo a Biagio De Giovanni, vecchio hegeliano, perché ci sente lo stesso ritmo della filosofia della storia di Hegel, solo con occhi diversi. E in effetti è abbastanza vero. Adesso Schmidt smette di dire corbellerie di carattere ideologico e comincia a parlare delle cose che conosce veramente, e quando dico veramente vuol dire come nessun altro le ha mai conosciute. Quando Schmidt scrive di diritto è impressionante, assolutamente impressionante, non conosco un giurista con una competenza tecnica superiore. Kelsen, che era un gigante, scompare davanti alla
potenza intellettuale, alla capacità analitica, alla capacità ermeneutica di Schmitt quando parla di diritto, quando gioca in casa, insomma. E la ricostruzione di quello che lui chiama lo ius publicum europeum è un grande pezzo di bravura. Certo, è tutta dentro l'idea che vi ho appena comunicato, ma è un pezzo di bravura. Che cos'è lo ius publicum europeum? È una locuzione che era sempre presente nei trattati internazionali. Ecco. Nei trattati internazionali fino alla fine dell'Ottocento c'è sempre scritto che le alte potenze contraenti regolano i loro rapporti sulla base delle consuetudini del diritto pubblico europeo. E Schmitt, la tesi di Schmitt è che il diritto pubblico europeo è stato un nomos della terra, cioè un ordinamento concreto del globo. Ecco, è stato. Da quando a quando è stato questo ordinamento concreto della terra, a partire in varie tappe, la prima delle quali è la scoperta dell'America, la seconda delle quali è Vestfalia, trattati di Vestfalia che pongono fine alla guerra dei Trent'anni e che sostanzialmente rendono la scena internazionale abitata da un solo tipo di attore, cioè lo Stato sovrano. In modo pieno e perfetto, col 1713-14, cioè il trattato di Utrecht, fino a quando? Fino al 1885, quando c'è la conferenza europea sul Congo. Voi direte, perché nella conferenza europea sul Congo è successo una cosa orribile, cioè il Congo è stato riconosciuto da un'entità politica non europea, gli Stati Uniti, che hanno riconosciuto il Congo nel 1885 per tentare di evitare che esso venisse smembrato, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire? Poi naturalmente il crollo dello ius publicum europeum con i trattati dell'Aia 1899-1906, la catastrofe definitiva con il trattato di Versailles che nel 1919 osa fare qualche cosa che può essere definito criminalizzazione della guerra. Poi vabbè, il fatto che la Germania ha perso la guerra, la seconda. Questo è l'inabissarsi dello ius publicum europeum, di cui Schmitt dice «Ich bin der letzte Vertreter», io sono l'ultimo rappresentante dello ius publicum europeo. Io so quello che nessuno sa più. Questo sguardo genealogico, di farci tornare indietro all'origine, è ciò che vi è di grande in questo libro. Lo ius publicum europeum che cos'è? Normalmente si direbbe, è una prima razionalizzazione delle relazioni internazionali, un tentativo di far sì che ci si capisca qualche cosa nelle relazioni internazionali. E dal punto di vista interno, nelle relazioni internazionali ci sono soltanto certi tipi di attori razionali legittimati, cioè stati. E dal punto di vista dei rapporti fra stati, che sia pure lentamente, sia pure in modo approssimativo, cominciano a regolare gli affari fra di loro, sapendo e affermando che esiste qualcosa come il diritto naturale in senso moderno. Poniamo Grozio. Questa è la favola bella che l'Occidente racconta a se stesso, cioè che a partire dalla fine del Seicento le relazioni internazionali divengono relazioni fra stati e dovrebbero essere sottoposte a forme di regolamentazione vagamente razionali, che sia pure fra mille sconfitte, fra mille contraddizioni, sono poi quelle che gloriosamente emergono, prima con la Società delle Nazioni, poi infine con l'ONU, che riesce a dichiarare la guerra sostanzialmente un crimine. Bene? Questa è l'autonarrazione della modernità occidentale. Contro di essa Schmitt dice tutt'altra cosa. Le cose in realtà si sono svolte così. Allora, gli europei hanno scoperto l'America. Dapprima
hanno trattato questa scoperta secondo il modo medievale, cioè sono andati a chiedere al Papa di chi è questa roba. Il Papa, come Dominus Mundi, diceva questo è tuo, questo è di quest'altro. E infatti in questo caso con la bolla Intercetera 1494 viene spartito, no? Poi due anni dopo col trattato di Tordesillas viene corretto, va bene. Per cui vecchia concezione medievale per distribuire al mondo le cose nuove. Poi, dice Schmidt, le cose sono cambiate. Grazie agli articoli segreti del trattato di Cateau-Cambrésis, i francesi e gli inglesi si sono messi d'accordo nello spartirsi il mondo senza andare a chiedere il permesso al Papa. E hanno creato delle linee che si chiamano Amity Lines. Poi, ancora, molto meglio, con la formalizzazione della statualizzazione dell'Europa, nasce il vero, io spero che me lo prego, l'ordine, il nomos della Terra, l'ordine del pianeta Terra, quale esso ordine si è manifestato dal 1700 al 1800, due secoli, tutto il 700 e tutto l'800. Che cos'è questo ordine? Semplicissimo, è il fatto che esiste l'Europa, è il fatto che esiste lo Stato e che lo Stato è solo in Europa. Ma direte, beh, che ordine è? È l'ordine moderno. Qui Schmidt, naturalmente, lui applaude, si può leggere con segno di valore rovesciato, ma insomma ci vede molto meglio dei liberali, eh? Cioè l'ordine del mondo era questo, che ci sono degli stati sovrani in Europa. Questi stati sovrani stanno, è un ordine fatto di divisioni e di separazioni. L'unità del mondo è fatta da separazioni. Esiste l'Europa continentale. L'Europa continentale è frantumata in stati. Questi stati sono stati sovrani che si riconoscono l'un l'altro e che si fanno un certo tipo di guerra l'un l'altro, che non è più la vecchia guerra medievale, il bellum iustum, ma è la guerra moderna, cioè la guerra dove gli hostes sono utrinque giusti, giusti da entrambe le parti, perché la giustizia è uscita dal concetto di guerra. La guerra è uno dei modi attraverso i quali gli stati sovrani regolano le loro faccende. Non c'è più bisogno per uno stato sovrano di dire che io ho ragione. Fa la guerra, corre il rischio di perderla. Ma però, attenzione, questa guerra è una guerra che sembra assurda, invece è limitata, perché di fatto è una guerra di forze armate regolari dello Stato A contro le forze armate regolari dello Stato B. Grandissimo vantaggio rispetto alle guerre civili di religione, che erano invece il disastro totale dove tutti accoppavano tutti in nome della giustizia. Per cui, sottraendo la giustizia alla guerra, lo Stato moderno fa del gran bene all'umanità europea. L'Europa però non è soltanto l'Europa continentale fatta di stati, l'Europa è anche l'Inghilterra, la quale nell'età di Elisabetta sostanzialmente e di Shakespeare, e a questo proposito Schmidt ha scritto un curioso libretto che si intitola Amleto o Ecuba, dove nel 56, dove riprende tutte queste tematiche spiegando appunto Amleto sulla base del nomos della terra, l'Inghilterra che ha un'esistenza marittima e dunque si decide per un tipo di politica completamente diverso dalla politica confinaria e territoriale e sovrana degli stati europei, si decide per una politica tutta giocata sulla infinità dello spazio marittimo. Dunque gli stati europei sono fondati sulla misura, l'Inghilterra è fondata sulla dismisura. Gli stati europei hanno come simbolo la casa, l'Inghilterra come simbolo la nave. Gli stati europei sono l'agricoltura, l'Inghilterra è la tecnica. Gli stati europei sono l'ordine tradizionale, l'Inghilterra è l'ordine moderno, individualistico, capitalistico. L'età moderna è costituita dall'equilibrio, proprio questo così lo chiama Gleichgewicht, l'equilibrio fra terra e mare, che vuol dire fra il continente europeo e l'Inghilterra, fra le logiche di terra e le logiche di mare, fra le logiche della guerra limitata,
e le logiche della guerra illimitata. Perché per mare si fa una guerra illimitata, perché il mare non conosce confini. Chi ha un'esistenza marittima non capisce il concetto di confine e di limite. È illimitato. Ma non basta. Il nomos della terra del 700 e dell'800, cioè dell'età dello ius publicum europeum, si fonda su una ben più forte divisione, non solo quella fra terra e mare, cioè fra Europa continentale e Inghilterra, ma sulla divisione terribile fra questi due da una parte, cioè Europa e Inghilterra insieme da una parte, e resto del mondo dall'altra. Questa differenza spaziale qualitativa, differenza spaziale, non, stiamo attenti, non una differenza generata dallo spazio. Schmitt non fa geopolitica, non crede che la politica sia generata dallo spazio, crede che la politica consista nel delimitare gli spazi. E lui dice, lui decostruisce l'ordine internazionale dicendo, badate che tutto girava, diciamo così, la costituzione materiale dell'ordine internazionale girava intorno al fatto che c'erano le potenze europee, quelle di terra e quelle di mare, che si facevano una guerra limitata tra di loro in Europa, riconoscendosi come hostes equaliter iusti, e che facevano neanche guerra, caccia grossa, illimitata, fuori d'Europa, perché fuori d'Europa non c'erano stati. Fuori d'Europa c'era un mondo informe, una res nullius, che era del primo che se la prendeva, non per diritto di scoperta come nel Medioevo, ma per diritto di conquista, di Besatzung. Ecco il nomos, dividere e prendere. Il nomos della terra, dell'età moderna, è che in Europa le cose vanno in un certo modo, secondo il razionalismo politico. Fuori d'Europa, il razionalismo politico europeo è reso possibile dalla irrazionalità selvaggia fuori d'Europa. Questo è già abbastanza interessante. Invece di leggere le vicende come un inizio europeo di qualche cosa che purtroppo non poteva valere per tutto il mondo, ma che col tempo potrà valere per tutto il mondo, Schmitt dice, no, poche storie, lo Stato moderno è un ordine reale, un ordine concreto, funziona, e se funziona è contingente, è nato per fare qualcosa contro qualcuno. Andiamo a vedere sotto il discorso che esso fa di se stesso che cosa c'è. C'è il colonialismo, c'è la differenza, non l'uguaglianza. Se del resto basta leggerci, e ha ragione, i classici del pensiero razionalistico moderno sono tutti colonialisti e sono tutti differenzialisti. Tutto quello che dicono lo dicono per l'uomo bianco europeo. I giacobini non sono riusciti praticamente nemmeno loro a liberare i neri di Haiti, e in ogni caso Napoleone se li ha ripresi subito. La lettura della politica internazionale moderna come centrata sull'Europa e sul fatto che è strutturalmente indispensabile la realtà coloniale alla realtà europea, lettura non marxista, ma neanche un po', direi nazista, è il contenuto di questo libro, che naturalmente sconta qualche contraddizione. Ad esempio, Schmitt non ha mai detto una cosa ovvia, che l'elemento scioccante della politica hitleriana era proprio questo, che la Germania non era l'ultimo difensore dello ius publicum europeum. Figuratevi voi se la Germania era l'ultimo difensore dello ius publicum europeum. La Germania è, quella nazista intendo, è esattamente la dimostrazione che quell'ordine è morto, sepolto, tramontato. Hitler faceva in Europa le cose che gli europei facevano fuori d'Europa. Schmitt non ha mai avuto la lucidità per dire questa frase ovvia che discende dall'impianto stesso del suo ragionamento. Non l'ha mai detto, si è solo lamentato del fatto che gli americani
non facevano più una guerra leale contro i tedeschi, ma facevano un bellum iustum discriminatorio, cioè una guerra dove uno è buono e l'altro è cattivo, invece che fare una bella guerra duello vetero-europea fra stati che si riconoscono l'uno con l'altro.